guarda un po' che fortuna. Desideri da una vita andare a Lisbona e finalmente, proprio quando il tuo desiderio antico è diventato moda imperante, riesci a programmare il viaggio. Ed ecco che, a pochi giorni dalla partenza, ti ritrovi ad intervistare qualcuno che Lisbona la conosce e bene, tanto da averci scritto su un romanzo, D'amore e baccalà, componenti immancabili nella capitale del Portogallo. Fortuna, dicevo? Ma forse no. Forse a Lisbona il caso non esiste. Forse a Lisbona c'è solo il destino. Quante volte qui alla Libreria Coppa Alessio Romano ha presentato i libri degli altri, anche i suoi per la verità, e questa volta però ci presenta davvero un suo libro. Io, nonostante la voce mia che è pessima, ho veramente voglia di ringraziarlo Alessio, perché ha scritto un libro che riguarda molto Lisbona e perché Lisbona è una di quelle città dove volevo andare e dove andrò fra pochissimi giorni, e quindi porterò con me questo libro, magari lo leggo in aereo. Però insomma lui deve testimoniare non solo il suo amore per Lisbona, ma anche una storia, perché qui c'è anche una storia, Alessio. Allora raccontiamo intanto l'idea che hai avuto, perché visto che tu conosci bene questa città, perché l'hai voluta celebrare in questo libro. Intanto ti dico che secondo me il tempo di lettura è perfetto per il volo Roma-Lisbona, e poi questo libro nasce all'interno di una collana di EDT, che è l'importante casa editrice di Torino che pubblica anche le Lonely Planet, che si chiama Libri la carta, e che è una, diciamo, una collana che parte dall'idea di affidare a ogni scrittore una città e il racconto di questa città attraverso il suo cibo. Io ho proposto Lisbona perché è una delle città che amo di più, sia per quanto riguarda tutta la sua mitologia letteraria, musicale, sia anche per quanto riguarda la sua cucina, il famoso baccalà, ma anche le sardine. Il fado è una composizione musicale che esprime uno stato d'animo, una sensazione. È nato nel 1400 e vuol dire destino triste. Però ho cercato di trasformare questo racconto, questa celebrazione, che è quasi una dichiarazione d'amore a tutta la cultura di Lisbona e del Portogallo, in un romanzo che effettivamente è proprio un racconto vero e proprio. In particolare ho scelto il genere della commedia romantica. C'è una storia d'amore tra il protagonista di questo libro, la voce narrante, che appunto si trova a Lisbona per scrivere di cibo, che si innamora di una cameriera, di una tasca, che sono queste piccole trattorie a gestione familiare che sono disseminate per tutta Lisbona e che sono molto accoglienti, intime, in cui c'è una cucina semplice, genuina, e in cui ci si sente subito a casa. Attraverso, diciamo, l'inseguimento di questo maldestro innamorato nei confronti di questa cameriera, che è una sorta di bianconiglio che viene seguito come in Alice nel Paese delle Meraviglie, ho cercato di raccontare alcuni tra i posti più noti di Lisbona, e attraverso questi posti anche tutti quanti i personaggi della storia e della letteratura più importanti della città, ma ho anche cercato di raccontare dei posti nuovi di quella Lisbona di questi giorni, che si sta trasformando in una grande capitale per intellettuali, artisti, bohemien, anche squattrinati, pittori, che si stanno precipitando in questa città, attratta dai prezzi ancora molto bassi, ma chissà per quanto, perché sono in rapida crescita, quindi il momento è quello buono per andare, e anche dal fatto che ha un'incredibile poesia in tutta quanta il suo sviluppo urbano. Sì, infatti tanti scelgono Lisbona, pare anche per andare a vivere la propria pensione, quindi io infatti sto andando in avanscoperta per questo, però sicuramente è una città piena di poesia. La tua storia d'amore, ma anche ovviamente, ingloba questo aspetto poetico, non per niente il libro si chiama D'amore e baccalà, quindi tu hai citato entrambi gli aspetti di questo libro. Potrei fare degli interessi privati, diciamo, chiedendoti qual è una trattoria dove mi consigli di andare, ma non lo farò in
privato. Invece vorrei chiederti, secondo te chi deve leggere questo libro? Tutti o quelli che sono stati a Lisbona, o quelli che vogliono stare a Lisbona, o quelli che non ci andranno mai? Ma io spero di aver scritto un libro innanzitutto che possa divertire a prescindere, no? Il bello della letteratura di viaggio è che ti permette di viaggiare anche senza fare il viaggio, però spero anche al tempo stesso di aver scritto un libro utile a chi vuole affrontare un viaggio a Lisbona, ma anche a chi c'è già stato, vuole perdersi nella saudade di questa meravigliosa città. Diciamo che però l'ambizione era riuscire a scrivere veramente un libro di narrativa pura, e quindi unire proprio la narrativa di invenzione con quella appunto della letteratura, quindi unire il reale e l'irreale. In particolare, per quanto riguarda l'irreale, questo libro è ricco di visioni di personaggi che emergono dalla storia di Lisbona attraverso un piccolo escamotage con cui parte il libro, ovvero una caduta dal tram 28, che è il famoso tram che percorre le strade di Alfama del centro storico di Lisbona, che crea questa botta in testa che permette al protagonista del libro di incontrare personaggi del passato veri o anche di fantasia, per cui incontra Tabucchi, Pessoa e Amalia Rodriguez, la regina del fado, che è la musica tradizionale del Portogallo e di Lisbona, ma anche personaggi appunto dei loro libri, e in particolare uno che insomma sono molto felice di essere riuscito a mettere, quello di Ingrid Bergman, perché se vi ricordate bene, nel finale di Casablanca il personaggio che è interpretato da Ingrid Bergman sta partendo proprio per Lisbona. Ma andrà tutto liscio quando sarete a Lisbona? Sì, tutto predisposto. Bene, ecco le lettere di transito, sono in perfetto ordine, dovete solo metterci le vostre firme. Victor Laszlo. Victor Laszlo, vi dichiaro in arresto. Oh, tra l'altro sarai accompagnato, oltre che dalla presentazione dell'altra scrittrice nostra, orgoglio nostro, Maura Chiulli, anche dalla nostra regina del fado, cioè Candida D'Aurelio, che insomma è un interprete, anche se appunto abruzzese, però si cimenta in questo particolare, in questa particolare forma musicale così struggente. Signora, estou em Lisboa de três eras, das cinco reis das feras e das toiradas leais, das festas, das singulares procissão, dos pipuleiros pregões matinais, e já não volta mais. Muito obrigada. Mi piace sempre riuscire a creare delle connessioni tra letteratura, musica, qualche volta anche quando si riesce anche cucina, ma poi mi piaceva avere un ospite, una cantante così brava che ha scelto di diciamo interpretare una tradizione così bella ma che non è italiana, e quindi mi interessava anche la sua storia. Però ti devo dire che ce ne sono molti di musicisti e musiciste in tutta Italia che si sono appassionati a questo genere, che in realtà fa parte ormai della world music. È un genere che Amalia Rodriguez in particolare nel corso del secolo scorso ha trasformato in qualcosa di universale e di riconosciuto. È un genere musicale, come dici tu, molto struggente, ma che fonda, al di là della musica e dei testi che comunque sono molto importanti, gran parte del suo fascino è proprio dall'interpretazione. Una fadista dice sempre che deve cantare come se quella fosse l'ultima volta che nella sua vita canta una canzone, e quindi questo è un aspetto anche importante, perché è proprio una musica che esce dall'anima. Un altro fado reso celebre invece dalla voce di Amalia Rodriguez, che si intitola Dardo Beberadon, la casa in via del campo. C'era sempre una canzone per voi, un bicchiere e due risate con noi, nella casa in via del campo, dove dolce andava il tempo, dove il riso matto tante volte il pianto, ci scaldavano le ore, qualche volta in fondo al cuore rimanendo un'ombra triste di rimpianto, nostalgia di non poter guardare il sole, nella casa in via del campo. Però sì, molto molto obbligato. Grazie.
grazie. Immagino che tu ne abbia tanti, ma dimmi il tuo posto del cuore di Lisbona. Il mio posto del cuore di Lisbona, io sono stato un mese a vivere vicino al castello di San Giorgio, però proprio lì vicino c'è la Muraria, che è, diciamo, uno dei quartieri storici, però non il più turistico, perché Alfama, diciamo, è quello più frequentato da turisti. La Muraria ha ancora una sua particolare capacità di mantenere una sua specificità urbana rispetto a altre zone del centro che sono più prese di mira dal turismo, ed è la Muraria qualcosa di particolare dal nome, no? Dai Mori, e in realtà era il ghetto che dopo la riconquista cristiana aveva racchiuso tutti quanti i musulmani costretti alla conversione. È vicina al castello, però fuori dalle mura, è lontana dal porto e quindi in una situazione strategica che le permetteva di tenere sotto d'occhio questa popolazione in un momento in cui non c'era ancora eccessiva fiducia, ed è sicuramente la zona più suggestiva, più bella, dove ci sono, tra parentesi, anche i miei ristoranti preferiti. Chi in particolare, secondo quale stato d'animo dovrebbe avvicinarsi a questa città? Ma Lisbona credo sia una destinazione perfetta per tutti in questo momento. Per chi è un artista è proprio una città ideale, perché appunto puoi ritrovarti in una connessione con tanti altri artisti, e quindi, diciamo, mi ricorda un po' la Berlino della riunificazione, oppure la Roma della dolce vita, o la Francia degli anni 20. Hai l'opportunità di vivere, insomma, una bella esperienza formativa. Però è una città molto bella per essere visitata anche da viaggiatori, anche da famiglie, perché non c'è da dimenticarsi anche un aspetto importante di quello che è Lisbona, che è una piccola città giocattolo, ricca appunto il suo tram che sale, l'acquario, tantissime ascensori, filovie, che secondo me la fanno una meta, insomma, perfetta anche per un bambino, per dire. Ed è, secondo me, adesso il Portogallo anche un modello, può essere anche per alcune sue scelte politiche, per tutta l'Europa. Quindi secondo me, insomma, io la consiglio a tutti quanti. Forse, ecco, può essere anche una città adatta per innamorarsi. E se non ho avuto amore? E se non ho avuto amore? Oh mio Dio, io non ho amore. Oh mio Dio, io non ho amore. Questo a dicembre 34, poco prima della sua morte. Il consiglio di adesso è questo, mentre il mio è quello di leggere questo libro. Grazie. Grazie. Ci sono anche libri che figliano o CD che figliano, non lo so, però fatto sta che il prodotto è questo. Stessa immagine per Ho bisogno d'aria di Paolo Tocco, che è musicista ed è anche evidentemente scrittore. Qui oggi alla libreria Coop del Centro d'Abruzzo, sempre nell'ambito della rassegna Tu per tu con l'autore, presentiamo ambedue, ma soprattutto il libro, visto il contesto. Un libro il cui protagonista è Henry, e poi ci dirà Paolo come si svolge la storia. Voglio anche dire che a presentarlo proprio davanti al pubblico c'è il mio collega Luca Pompei, anche lui rivolgerà qualche domanda a Paolo, e così mi farò dare una mano, visto che sono anche raffreddata e mi aiuta nella voce. Allora Paolo, questo giovane Henry, questo giornalista musicale, perché ha bisogno di aria? Innanzitutto spieghiamo il titolo. Beh, il titolo è abbastanza provocatorio, un titolo che vuole rispecchiare anche un po' un disagio quotidiano. Harry in un qualche modo è un po' il mio alter ego, un po'
un personaggio che vive a tratti la mia quotidianità lavorativa, e poi ho esasperato tantissime circostanze, perché insomma Harry cita direttamente Bukowski, quindi anche un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di contenuto, è tutto molto esasperato per arrivare a dire ho bisogno di aria. Questo personaggio per tutto il romanzo si chiederà se morire o scappare, quale delle due debba essere la soluzione alla rivoluzione che ha dentro, e alla fine ne sceglierà una delle due. Ma la diciamo, lui è, questo Harry, giornalista musicale, tu invece sei musicista, è una sorta di tuo alter ego, oppure hai immaginato qualcuno che, non riuscendo a suonare, si accosta alla musica in altro modo, ma ne scaturisce comunque un disagio esistenziale proprio perché non ha sfogo nella musica? No, in realtà è proprio una prosecuzione di quello che sono, perché non sono un giornalista musicale, però mi occupo di promozione, quindi ho a che fare con i giornalisti, quindi Harry in realtà fa un lavoro che è un po' un'esplosione di quello che è il mio lavoro quotidiano, che è mediare tra gli artisti e i giornalisti. Lui in realtà fa proprio il giornalista, e ho usato questa figura, al di là del fatto che la conosco da vicino nel quotidiano, anche per puntare il dito su tanta di quella che è la crisi mediatica che colpisce soprattutto gli ambiti culturali. Nello specifico parlo di musica perché è la mia professione da quasi 20 anni, siamo anche arrivati a vincere un Sanremo tanto tempo fa come etichetta discografica, quindi a che fare con i giornalisti si è a contatto tutti i giorni. È un ambito difficile, un ambito che ha tanta crisi, che ha tante dinamiche che ho voluto sottolineare attraverso metafore, senza fare nomi, però all'interno ci sono anche tante storie vere. Che musica troviamo invece nel CD? Oh, il libro è Lupi Editore, l'avevo dimenticato di dirlo, invece parliamo del CD, che musica troviamo? Il disco è edito da Irma Records, è il mio terzo disco da cantautore, quindi è una canzone d'autore che si basa, si aggrappa al classicismo della canzone, della tradizione cantautorale italiana. E in questo disco, grazie anche alla produzione di Amedeo Micantoni, abbiamo voluto realizzare insieme a Danilo Flori, insieme a tutta una banda di amici, abbiamo voluto realizzare un disco che fosse molto meno prodotto, molto meno scatolato, molto meno finto tecnicamente parlando. Ci siamo chiusi in studio, abbiamo suonato e abbiamo anche cercato di abbandonare un cliché cantautorale classico, anche se poi le radici sono quelle. C'è scritto sul tuo diario che in fondo un po' ci credi, ti lascerò una mappa del tesoro, così mi puoi cercare. Ma voglio regalarti un fiore per Natale, ma voglio regalarti un fiore per Natale. Mi affascina molto di questo libro il duplice senso, se vogliamo, del titolo. Ho bisogno di aria, in qualche modo ho bisogno di amore, ma leggendo poi il libro e vedendo un po' tutti i personaggi che gravitano intorno ad Harry, viene anche il sospetto che questo bisogno di aria venga per il troppo amore che toglie l'aria stessa. Caspita, è un'analisi importante. In realtà potrei completare questa analisi dicendo che è proprio un bisogno di considerazione e di riconoscimento. Ora, qualunque sia la formula e la dimensione, ognuno ha la propria. Quella di Harry è quella scritta su questo libro, e quindi sì, forse il troppo amore o forse la mancanza di un certo tipo di amore, ecco, mettiamola così. Tra l'altro, Marina, questo è il secondo esperimento libro e CD insieme, perché Paolo qualche tempo fa ha editato un'altra importante produzione, Il mio modo di ballare, anche lì libro e CD, solo che lì erano racconti. Questo è il primo vero romanzo che scrivi. Sì, è stata una scommessa, perché tutto è iniziato con una nuova voglia di fare dei racconti, poi alla fine questi racconti sembravano tra loro coesi, e allora ho tirato via dei particolari, insomma ho girato un po' le caratteristiche per farli sembrare tutti un unico racconto, e alla fine è uscito un racconto gigante, ecco.
Ti ringrazio, ascolteremo anche un po' di musica di Paolo Tocco per quello che è possibile poi nel tempo della nostra trasmissione che questa settimana sarà proprio all'insegna della musica, perché abbiamo anche assistito alla presentazione del libro di Alessio Romano e lì c'era la magnifica voce di Libera Candida D'Aurelio con il suo fado, quindi musica con Candida, musica con Paolo, insomma libri e note vanno sempre più in coppia anche qui a Rete 8 Libri. Grazie a Luca. La fotografia sulle mani e quanti cani per la guardia, un sassolino nero nella pancia e ti verrà a bussare. Quei primi passi sulle acque del lago, edizioni Tavola Fati. Franco Pasquale, qui alla libreria Coop, un viaggio anche intenso, spirituale, alla scoperta di qualcosa. Intanto parliamo subito del protagonista del viaggio, che non è, diciamo, un uomo qualsiasi, ma è Pietro. Sì, è Pietro che in pratica da uomo semplice si incontra con il divino, con manifestazioni del sacro inattese, e da praticante dell'ebraismo di quei tempi, di 2000 anni fa, e devoto nelle sinagoghe, e ad un certo punto si aspetta di incontrare un messia di tipo tradizionalista, quindi il messia che arriva a liberare Israele dai romani. E invece si trova di fronte ad una situazione inattesa, e quindi i suoi dubbi sia sulla natura divina del Cristo, sia sulla stessa sua religiosità. Che vorresti fare? Accompagnarti a pescare. A quest'ora del giorno non ci sono pesci. Anzi, non ci sono più pesci a qualsiasi ora. Pietro, dammi un'ora soltanto e io darò a te una nuova vita, vedrai. Chi ti dice che la voglio? Del professor Moretti Vito, che mi ha fatto la prefazione a questo libro, dice che questo è un approccio con una mentalità tipica dell'uomo del Novecento, quindi in pratica io mi metto nei panni di Pietro immaginando con la mia cultura di uomo del Novecento come ci si può approcciare di fronte ad un discorso di religiosità, ad un approccio religioso. È ovvio che i dubbi sono la componente primaria del libro, e ne viene fuori appunto l'umanità di Pietro con tutti i suoi dubbi, e lo accompagnano durante tutto lo svolgimento, la trama di vicende notissime, in cui do anche delle interpretazioni personali, psicologiche, ma in sostanza non è detto che poi i dubbi debbano essere necessariamente sciolti, ma questo non significa che, pur permanendo questi dubbi, non si debba poi abbandonarsi comunque fino a un estremo sacrificio. Sto dando l'occasione di cambiare la tua vita. Pietro, vieni con me. Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Che cosa faremo? Cambieremo il mondo. E degli apostoli appare insondabile, misterioso,
E Pietro a volte sembra quasi trovarsi di fronte a un uomo, tra virgolette, capriccioso. E è chiaro che qui il protagonista è Pietro, quindi il Cristo è visto ed interpretato da un uomo semplice, da un uomo comune di quell'epoca, ma con gli stessi occhi con cui può guardarlo oggi un uomo del Novecento, del 2000. Può sperimentare un percorso che poi è un percorso tutto sommato mio personale, è ovvio, cioè nel momento in cui io cerco di interpretare i pensieri e i comportamenti, le reazioni di Pietro di fronte al divino, sono io che mi pongo gli stessi problemi, gli stessi dubbi, ma credo che poi siano i percorsi che fanno tutte le persone che si accostano comunque al divino e al sacro, ad un senso di religiosità che comunque è misterioso. Questo non è un libro catechistico. Questo è un romanzo che potrei definire più di tipo psicologico, anche se poi a mio avviso non ha caratteristiche di non ortodossia, tant'è vero che adesso lo presenterò anche in qualche ambito parrocchiale dove è stato letto e ritenuto meritevole di essere presentato. E allora, quei primi passi sulle acque del lago, Franco Pasquale, edizione Tabula Fati. Grazie. Grazie. Come with me.